Salve a tutti, bentrovati in questo nuovo video nel quale vedremo come sostituire la pompa dei freni, le pastiglie e i dischi. Inoltre vi mostrerò anche come fare lo spurgo dell'aria dal circuito idraulico una volta che avremo sostituito anche l'olio nell'impianto frenante. Prima di rimuovere le ruote è importante segnarvi la loro posizione, come vi sto mostrando nel video, perché nel momento in cui le andremo a rimontare devono essere installate sempre sullo stesso lato dell'auto, altrimenti cambierà il senso di rotazione e questo è uno sbaglio. Quando posizionerete l'auto sui cavalletti per lavorare, mi raccomando, non fidatevi solo di questi. Io preferisco mettere anche le ruote e dei pezzi di legno sotto, insomma, in modo da lavorare con una maggiore sicurezza. Prima di iniziare, vi consiglio inoltre di scollegare i cavi della batteria. Questa è la pompa dei freni che devo sostituire. Per avere un po' di spazio di manovra in più, preferisco rimuovere, oltre alla batteria, anche il supporto di questa. Bene, una volta rimosso il tappo dalla vaschetta dell'olio dei freni, ora incominciamo. In questo punto, dove vi ho messo la freccia gialla, il tubo flessibile della pinza dei freni è fissato all'ammortizzatore. Bene, rimuovo questa clip e poi con il cacciavite faccio leva per farlo uscire dalla sua sede. Adesso scollego, eccolo qua, lo spinotto del sensore che rileva il consumo delle pastiglie. Ecco fatto. Adesso devo svitare i perni della pinza. A questo scopo vado a rimuovere i tappi di protezione di questi perni. Ecco, questo è il primo tappo. E quest'altro è l'altro. Adesso rimuovo questo pezzo metallico. Eccolo qua. Questo non è altro che un fermo per bloccare meglio la pinza. Userò un cacciavite per fare questo. Bene, ora con chiavino esagonale da 7 vado a svitare due perni per rimuovere la pinza. Questo è il primo perno. E quest'altro è il secondo perno. Ora per rimuoverla è sufficiente dare un paio di colpi di martello, molto semplice. Ok, l'abbiamo rimossa, questa è la prima pastiglia e quest'altra, eccola qua, è l'altra. Ora devo spingerla indietro perché devo far indietreggiare il pistoncino della pinza. A questo scopo utilizzo un morsetto, eccolo qua. Questo morsetto lo troverete in commercio al costo di 6-7 euro. Una volta che lo abbiamo spinto tutto indietro, possiamo rimuovere quest'altra pastiglia in questo modo. Per scollegare il tubo flessibile useremo una chiave da 14. Fate attenzione che ora uscirà olio idraulico.
quindi vi conviene mettere un contenitore per raccogliere quest'olio. Appena sarà finito di colare l'olio, dobbiamo scollegare il tubo anche in questo punto. Eccolo qua. Ecco, guardate dove vi metto la freccia gialla, c'è una piastrina di metallo che fa da fermo. Bene, con una pinza andremo a rimuovere questa piastrina. Ecco, questo è il raccordo che dobbiamo svitare. Quindi toglieremo un po' di polvere con un pennellino e poi con dell'olio sbloccante, eccolo qua, andremo a lubrificare un pochino. Per svitare useremo due chiavi, ecco. Questa qua da 17 aperta la metteremo sotto in questo modo, mentre dal lato superiore useremo questa chiave particolare da 11. Fate attenzione che è stata studiata proprio per i raccordi. Io vi consiglio di acquistarla, la pagherete intorno ai 10-15 euro. Come avete visto, è stato un gioco da ragazzi rimuovere questo tubo flessibile. Mi raccomando, acquistate quella chiave da 11 che vi ho consigliato, in quanto altrimenti avrete problemi a svitare i raccordi. Adesso è il momento di rimuovere la pompa dei freni. Come prima cosa scolleghiamo lo spinotto, eccolo qua, che serve per rilevare la quantità di olio contenuta nella vaschetta della pompa. Ecco qua. Poi dobbiamo scollegare questi due tubicini. Eccoli. A questo scopo useremo la chiave che vi ho consigliato prima, quella da 11. Eccola qua. E quindi andremo a svitare questi due raccordi evidenziati dalle frecce gialle che vi ho messo. Ora, con una chiave a bussola da 13, come questa che vi sto indicando, andremo a svitare i due dadi che tengono fissata la pompa alla scocca dell'auto. Adesso dobbiamo scollegare questo tubicino che vi indico con la freccia gialla. Eccolo qua. Dobbiamo solo tirare. Questo tubicino porta olio al comando della frizione idraulica. Ecco qua. La pompa è libera. È stato molto semplice farlo. Mi raccomando, tutto l'olio dell'impianto frenante deve essere recuperato e deve essere smaltito nel modo corretto. Ora dobbiamo rimuovere il supporto della pinza. Eccolo, è questo che vi sto mostrando. Per farlo
userò una bussola Torx, e questa è la bussola, è la numero E16. Bene, dobbiamo svitare due perni che si trovano nel lato di dietro. Ecco, questo è il primo. E quest'altro è il secondo. Bene, ora possiamo rimuovere anche il disco. Per farlo dobbiamo svitare due viti. Questa è la prima e quest'altra è la seconda. Molto semplice. Un paio di colpi di martello e viene via. Ok carissimi amici, questi sono tutti i pezzi che ho rimosso dalla mia auto e che ovviamente devo acquistare. Dunque, questi sono i dischi, poi ci sono i flessibili, queste sono le pastiglie e infine abbiamo la pompa dei freni. Ciao Franco! Ciao Ciro! Entro dentro? Sì, prego! Ciao Franco! Ciao Ciro! Qual è la mia roba? I ricambi due sono questi qua. Aspetta. Plasticche. Sì. Della marca Delphi. Sono queste qua. Ottimo, queste qua sono ottime per me. Sì. Benissimo. Ottimo prodotto. I tubi freno. Eccoli qua. Questi qua invece? E i dischi freno che tu mi hai chiesto. Ottimo, questa è la Delphi. Perfetto. I cambi primi impianto sulla marca Opel, Chevrolet, eccetera. Vabbè, vanno bene per l'appunto, vanno bene. Sicuramente. Ok. Va bene, grazie Franco. Questa è la pompa freni, compresa anche di serbatoio. Perfetto. Ah, è compreso? Bosch. Sì. Ho capito. Stesso prodotto, diciamo, uguale al campione. Diciamo. Ah, questo è proprio l'originale proprio, quella che sì, quella che in effetti monta prima inviando proprio la grande punta, la Punto Evo. Ottimo, va benissimo, sì, sì. Sono contento. Grazie mille Franco. Prego, non ti preoccupare. Franco, grazie. Posto. Mille. Ciao. Ciao Ciro, ci vediamo. Buone ciao, cose. Ciao, ciao. Ciao, buone cose. Anche a te, ciao. Allora ragazzi, questa è la pompa nuova, mi è costata 70 euro e come vedete è identica a quella rimossa dalla mia auto. Fate attenzione a quando la installate a non far cadere il pistoncino della pompa evidenziato da questa freccia gialla che vi ho messo. Nello scatolo troverete anche questa guarnizione, eccola, è un O-ring e va installata prima di montare la pompa. Inoltre troverete anche questi due dadi da 13 che servono per fissarla. Ok, rimuoviamo i tappi di protezione e installiamo questo ricambio nuovo.
Ovviamente la prima cosa da fare è installare questa pompa utilizzando questi due dadi che mi sono usciti dallo scatolo. Anche ora userò la chiave a bussola da 13 come ho fatto prima quando l'ho rimossa. Ora installiamo i due tubicini di mandata della pompa. Fate attenzione, prima di utilizzare la chiave per stringere le corde, dobbiamo avvitare questi a mano. Dobbiamo essere sicuri che si sono avvitati per evitare di sfilettare la filettatura dei raccordi. E poi possiamo utilizzare questa chiave da 11 di cui già vi ho parlato prima. Ora possiamo installare anche lo spinotto che rileva la quantità di olio nella vaschetta. E infine andiamo a collegare questo tubicino che porta l'olio al comando della frizione. Bene, ora vi faccio un riepilogo di quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo inserito lo spinotto, eccolo qua, che rileva la quantità di olio nella vaschetta. Poi abbiamo installato questi due tubicini, eccoli qua, che portano l'olio all'impianto. Ed infine abbiamo collegato questo tubicino che porta l'olio al comando della frizione. Molto semplice. La pompa è ok, ora possiamo procedere andando a lavorare sulle ruote. Ovviamente prima di iniziare vi consiglio di pulire un pochettino utilizzando un po' di gasolio. È buona cosa pulire anche le pinze dei freni. Vi consiglio fortemente di chiudere con un tappo, come sto facendo io, l'ingresso dell'olio idraulico per evitare di farci entrare dentro il gasolio. Per fare questo ho utilizzato lo stesso tappo di protezione che ho rimosso dalla pompa dei freni. Allora ragazzi, questo è il disco vecchio che devo sostituire. Ovviamente vanno cambiati sempre a coppia. Per capire se sono da sostituire i vostri, dovete guardare in questo punto in cui vi ho messo le frecce gialle. Eccole qua. Se noterete in questo punto uno scalino di 2 o 3 mm, allora vuol dire che i vostri dischi sono decisamente usurati e vanno cambiati. Io ho acquistato questi della marca Delphi, sono ottimi e mi sono costati soltanto 45 euro. Ovviamente, come abbiamo fatto con la pompa di freni, faremo la stessa cosa anche con i dischi nuovi. Li confrontiamo con i vecchi per vedere se sono uguali. Se va tutto bene, allora possiamo anche installarli. Usiamo un po' di acetone
per rimuovere il grasso che è stato messo dal fabbricante per proteggere il metallo dalla ruggine. Per installare i dischi useremo le viti nuove che ci sono uscite dallo scatolo. Eccole qua. Questo qua invece è il supporto della pinza e lo fisseremo con i due perni. Carissimi amici, dovete sapere che il motivo per cui ho cambiato la pompa dei freni e tutto il resto è perché purtroppo mi è capitata una cosa abbastanza grave. Infatti, nel mentre mi trovavo in autostrada ad una velocità abbastanza sostenuta, ho schiacciato il pedale di freno per frenare ovviamente. Questo pedale è andato a vuoto, ossia è sceso fino a terra senza effettuare l'azione frenante. Non potete immaginare lo spavento che ci siamo presi io e mia figlia. Bene, ora è il momento di installare le pastiglie dei freni. Ecco, io ho acquistato queste della Delphi. Le ho pagate 20 euro. Mi raccomando, anche qui confrontate il ricambio nuovo con il vecchio. Deve essere perfettamente uguale. Noterete sulla pastiglia vecchia che il filo del sensore che rileva l'usura del materiale di attrito si è staccato. Ecco qua. Questo è dovuto al fatto che il materiale di attrito si è consumato molto. Infatti guardate la differenza di spessore di questo materiale tra la pastiglia vecchia e la pastiglia nuova. Attenzione, sulla pastiglia esterna della pinza dovete rimuovere questa protezione di carta che sto togliendo adesso. Sotto questa protezione c'è un adesivo e serve per evitare che la pastiglia faccia rumore. Quest'altra invece ha una struttura di metallo a molla che va inserita all'interno del pistoncino della pinza in questo modo. È molto semplice. Ok, posso installare adesso la pinza. Per fissarla ovviamente useremo gli stessi perni che abbiamo rimosso all'inizio del video. E li stringeremo utilizzando il solito chiavino esagonale da 7. Inseriamo adesso la molletta che fa da firmo usando una pinza. Ricolleghiamo lo spinotto del sensore che rileva il consumo delle pastiglie. Attenzione carissimi amici, quando fate un lavoro del genere vi consiglio fortemente di sostituire entrambi i tubi flessibili, perché questi, essendo di gomma, con il tempo si ingrossano all'interno occludendo parzialmente il passaggio dell'olio e quindi la frenata non sarà abbastanza efficace. La coppia di questi l'ho pagata soltanto 14 euro. Anche per i tubi flessibili, per installarli, faremo il procedimento inverso che abbiamo fatto quando li abbiamo rimossi. Ovviamente le chiavi da utilizzare per fare questo sono sempre le stesse che già vi ho detto.
Un altro suggerimento che vorrei darvi è di lavorare sempre su una sola ruota alla volta. Questo perché se casomai non vi ricordate come va installato qualche pezzo, beh allora potete sempre andare a dare un'occhiata all'altra ruota che ancora dovete smontare per vedere come fare. Allora ragazzi, per evitare di far cadere olio idraulico a terra durante lo spurgo dell'aria dal circuito dell'impianto frenante, dovete procurarvi dei tubicini di plastica come questo che vi sto mostrando. Io l'ho comprato in farmacia e vengono utilizzati normalmente per le bombole di ossigeno, quindi costano pochissimo, infatti l'ho pagato circa un euro. Inoltre dovete procurarvi o costruirvi anche quattro piccoli contenitori come questi che serviranno per raccogliere l'olio che cadrà. Bene, inseriamo il tubicino in questo modo sulla vite di spurgo della pinza e poi con il nastro adesivo andiamo a fissare un contenitore a questo tubicino. Siccome l'olio idraulico già è fuoriuscito tutto dal lato anteriore dell'impianto frenante, perché come avete visto abbiamo cambiato i tubi flessibili, ora passiamo direttamente alle ruote posteriori per continuare a svuotare il circuito da questo vecchio olio. Quindi svitiamo la vite di spurgo e infatti guardate, l'olio incomincerà a uscire, l'olio residuo insomma, perché in gran parte già è uscito dalle ruote anteriori. Infatti noterete dal tubicino trasparente l'olio che incomincia a venire fuori. Ovviamente verrà raccolto nel contenitore che abbiamo messo sotto. La stessa cosa faremo anche all'altra ruota posteriore. Apriamo lo spurgo e facciamo uscire tutto l'olio. Mi raccomando, non versate l'olio nuovo nel circuito idraulico fin quando non abbiamo rimosso tutto quello vecchio. Come olio ho scelto questo della Brembo, è ottimo, un litro costa soltanto 4 euro. Attenzione ragazzi, da questo momento in poi, durante tutta la fase di spurgo dell'aria, mi raccomando, non facciamo mai mancare l'olio dal serbatoio della pompa. Riforniamo continuamente rabboccando man mano che scenderà il livello durante questa procedura. Una volta riempito il serbatoio della pompa, adesso inizia l'operazione di spurgo. Vi consiglio di partire dalle ruote posteriori perché sono quelle che si trovano più lontano dalla pompa. Infatti, come potete notare, l'olio già ha iniziato a uscire per caduta, perché ho rimasto aperto la vite di spurgo a questa ruota. In questa fase di lavoro vi servirà l'aiuto di qualcuno per fare questa operazione, perché da solo è impossibile farlo. Gli farete azionare più volte e lentamente il pedale di freno, in questo modo verrà pompato olio nuovo nell'impianto frenante. Infatti, a ogni colpo di freno che darà il vostro aiutante ci sarà un getto d'olio misto ad aria che uscirà dallo spurgo. Quando uscirà solo olio, tenete il pedale abbassato e chiudete lo spurgo. Infatti, guardate, il pedale è abbassato e lo spurgo può essere chiuso. Adesso facciamo la stessa cosa anche all'altra ruota posteriore, quindi andremo ad aprire lo spurgo e l'olio incomincerà ad uscire per caduta.
Infatti guardate, dal tubicino si vede che sta venendo fuori. A questo punto possiamo far azionare il pedale del freno. Ecco, infatti in questo momento il getto d'olio diventa molto più intenso perché c'è la forza del pedale che lo spinge fuori. Quando da questo tubicino uscirà solo olio, allora il nostro aiutante dovrà tenere il pedale pressato in questo modo e noi contemporaneamente andremo a chiudere la vite di spurgo. Molto semplice. Come già vi ho accennato prima, controlliamo ogni tanto il serbatoio della pompa. Rabocchiamo con altro olio per ripristinare il livello. Altrimenti se viene a mancare a causa dello spurgo che stiamo facendo, entrerà aria nel circuito idraulico e saremo di nuovo al punto di partenza. Il serbatoio è stato rifornito, ora possiamo iniziare la procedura di spurgo anche alle ruote anteriori. Quindi faremo la stessa cosa. L'aiutante azionerà più volte il pedale del freno. Quando uscirà solo olio, infatti ce ne accorgiamo dal tubicino che è completamente pieno di olio, infatti, guardate, ecco. A questo punto il pedale dovrà essere tenuto premuto e noi chiuderemo contemporaneamente lo spurgo come abbiamo fatto anche con le altre ruote. Credo che la procedura sia stata spiegata abbastanza chiaramente, quindi faremo la stessa cosa anche con l'ultima ruota, ossia quella destra anteriore. Apriamo lo spurgo freniamo più volte e quando uscirà solo olio il pedale deve stare abbassato e noi chiuderemo lo spurgo. Ora è il momento di installare la batteria, perché dobbiamo fare un ultimo spurgo a tutte le ruote usando anche il servofreno. Quindi ovviamente per fare questo dobbiamo avviare il motore. Per quest'ultimo spurgo rimuoviamo il tubicino, mettiamo la chiave vicino alla vite, prepariamo un po' di carta in questo modo. Il nostro aiutante dovrà azionare il pedale per 3 volte. Alla terza volta lo terrà schiacciato e mentre sarà schiacciato noi apriamo e chiudiamo la vite di spurgo. Molto semplice. Ovviamente nel mentre apriamo e chiudiamo il pedale deve stare sempre premuto. La stessa cosa ora la faremo anche con le altre ruote. Per cui prepariamo la chiave, il nostro aiutante azionerà il pedale per 3 volte, alla terza volta lo terrà schiacciato in questo modo e noi apriamo la vite velocemente e la chiudiamo. Fatto. Dopo averlo fatto non dimentichiamo di mettere il tappino di protezione in gomma. Per concludere faremo anche quelle posteriori. Mi dispiace essere ripetitivo, ma faremo sempre la stessa cosa. Il nostro aiutante frenerà per 3 volte, alla terza volta terrà il piede schiacciato e noi apriamo e chiudiamo velocemente. Questa operazione si fa per eliminare eventuali bollicine d'aria che ci potrebbero essere all'interno del circuito frenante.
Dopo quest'ultima ruota abbiamo terminato. Mi raccomando, la fase di spurgo è una procedura molto delicata, dovete fare attenzione ad eliminare tutta l'aria dal circuito idraulico, altrimenti il vostro sistema frenante non sarà abbastanza efficiente e questa è una cosa veramente molto grave. Finalmente siamo giunti al termine di questo lavoro. Ovviamente aggiungeremo altro olio nella vaschetta per ripristinare il livello dell'olio idraulico e poi chiuderemo il cofano. Nel rimontare le ruote vi consiglio di invertirle sullo stesso lato, in questo modo avrete un consumo del battistrada più omogeneo. Le pastiglie nuove hanno bisogno di un periodo di rodaggio perché devono accoppiarsi in modo perfetto alla superficie dei dischi su cui dovranno premere. Per farle combaciare bene bisogna evitare di fare frenate brusche per almeno i primi 300 km. In questo modo le pastiglie si limeranno bene solo dove occorre a una temperatura moderata. Ok, il collaudo è andato a buon fine, ho aspettato che la mia auto percorresse i 300 km come da istruzioni e poi ho fatto queste frenate brusche. Devo dire che l'impianto frenante ha risposto in modo eccellente, arrestando l'auto in pochissimo spazio. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima. Vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!